Eccoci un altro dei nostri incontri che vogliono parlare degli ambienti della natura. Oggi siamo nell'ambiente del lago, questo ambiente meraviglioso, un po' intermedio rispetto all'ambiente del fiume che abbiamo visto, all'ambiente del mare che vedremo. Vedete, c'è quest'acqua quieta, l'ambiente del lago è un microambiente meraviglioso in cui è un ambiente tra l'altro estremamente salubre. Qui siamo sul lago di Garda, il più grande lago italiano, è un lago che si è formato nel Pleistocene, quando i ghiacci erano estesi, era quel momento di grande estensione dei ghiacci. Una volta qui c'era, tra queste montagne, tra il massiccio dei monti della parte di Brescia e dei monti del Monte Baldo, c'era un fiume che scorreva, e questo fiume nei millenni aveva scavato una valle. Quando poi c'è stata la grande glaciazione, le grandi glaciazioni, e c'è stata questa espansione del ghiaccio, il ghiaccio pian piano ha scavato tra i monti. Quando il ghiacciaio si è ritirato, ha creato il lago. E quindi il fiume originario ora non c'è più, c'è il Sarca, che è il fiume che immette l'acqua nel lago, che viene dall'Adamello, dai monti del Trentino, e poi a sud c'è il Mincio, il fiume che poi corre lungo la Valpadana e va ad entrare nel Po. In mezzo a questo c'è questo meraviglioso lago, il più grande, dico, lago d'Italia, con un'acqua molto limpida, molto bella, ricca tra l'altro di pesci e ricca di vegetazione. Qui c'è un plancton molto interessante che nutre i molluschi e i pesci, e poi via via sono le famose trote del lago e così via. L'ambiente lacustre è un ambiente particolarmente favorevole all'essere umano. Non abbiamo l'inquinamento della pianura. Noi sappiamo che, se noi guardiamo la pianura padana, è uno dei siti più inquinati del mondo. Però anche guardando bene, attorno ai grandi laghi, soprattutto attorno al lago di Garda, c'è un'area di non inquinamento, quindi è un luogo veramente adatto alla vita dell'uomo. E il fatto di questo grande bacino d'acqua tende anche naturalmente a riequilibrare i grandi sbalzi di temperatura invernale e invernale ed estivo. E noi sappiamo che l'uomo soffre moltissimo degli sbalzi, l'uomo ha bisogno di una sorta di temperatura, di umidità, di ambiente costante. Noi siamo delle scimmie equatoriali, non amiamo, non fa bene a noi il grande sbalzo, il grande freddo, il grande caldo e così via. Quindi l'ambiente lacustre è un ambiente che attenua questi sbalzi. E non a caso, proprio di fronte a noi, abbiamo la sponda bresciana del lago di Garda, dove c'è il Limone sul Garda, per esempio, che è uno dei siti dove ci sono la popolazione più longeva d'Italia. Le popolazioni più longeve in Italia sono in Sardegna, come sapete, e a Limone sul Garda, dove sì, è vero che c'è una parte genetica, c'è una genetica per cui vivono a lungo, ma secondo me questa genetica è anche legata all'aspetto ambientale. L'ambiente lacustre è un ambiente, come dico, veramente meraviglioso, un ambiente che non possiamo tra l'altro qui a Sirmione non ricordare Gaio Valerio Catullo, questo grande poeta del tempo di Roma, è vissuto dall'87 avanti Cristo al 57 avanti Cristo, è morto trentenne, e sono ancora famosi i suoi versi, è ancora famoso il suo grande amore per quella che lui chiamava Lesbia, perché in realtà era Clodia, era la dissoluta sorella di Clodio, che era il partigiano di Cesare. Lui c'è un grande legame tra Catullo e Cesare. Catullo era a parte di una famiglia veronese molto ricca che aveva ospitato anche Cesare, è stato proconsole della Gallia Cisalpina. E quindi questo Catullo, c'è questo legame tra Cesare e Catullo attraverso Clodio, Clodia e così via. Ecco. Ed è bello anche leggere una poesia di Catullo, tanto per dare l'idea di cosa dello spirito anche di questo poeta, perché vorrei sempre legare i nostri viaggi nella natura un po' alla medicina, un po' alla cultura, un po' alla poesia, un po' alla filosofia. Vi leggo una breve poesia di Catullo. Dobbiamo, lesbia mia, vivere, amare. Le proteste dei vecchi, tanto austeri tutte, dobbiamo valutarle nulla.
Il sole può calare e ritornare. Per noi, quando la breve luce cade, resta un'eterna notte da dormire. Bellissimo questo, queste poesie d'amore, bellissime di Catullo. Baciami mille volte, ancora 100, poi nuovamente 1000, e ancora 100, e dopo ancora 1000, e dopo 100, e poi confonderemo le migliaia tutte insieme, per non saperle mai, perché nessun maligno porti male, sapendo quanti sono i nostri baci. Quindi qui vediamo l'energia del nostro Gaio Valerio Catullo, che amava questa donna che era a Roma, che però nel frattempo a Roma era dissoluta. C'erano i maligni che dicevano che lei aveva una schiera di amanti, ma era anche vero, era nel DNA di questa donna, perché Clodia era figlia di quel Clodio e si era anche inserito, diremmo, nelle feste della Dea Bona, che erano feste dedicate alle donne. Lui si era inserito vestito da donna per ovviamente avere dei contatti con un gran numero di femmine. Quindi già Clodio aveva avuto dei problemi, il fratello, per ragioni sessuali, Clodia anch'essa. E Valerio Catullo, nella sua splendida villa, di cui ci sono ancora i resti, proprio nella punta più addentrata del lago, sulla penisola di Sirmione, e lui, diremmo, viveva questo tormentato amore, viveva questo amore, e andava a Roma ogni tanto, ma poi si ritirava sempre in questa sua villa sul lago. Gli piaceva tantissimo questo ambiente lacustre, però poi è purtroppo morto a 30 anni tornando a Roma. Quando è tornato a Roma e gli hanno riferito al foro le chiacchiere che c'erano sulla sua amata, è morto, e tutti i testi dicono che è morto di sofferenze amorose. Quindi era molto meglio che rimanesse nell'ambiente lacustre e che lasciasse Roma lontana, e anche che lasciasse lontana la sua dissoluta Clodia. Il microclima del lago di Garda e in generale dei laghi alpini italiani, ma del lago di Garda in particolare, che è un lago molto grande, il più grande lago italiano, è un microclima di tipo mediterraneo. Ed ecco che qui c'è una bellissima flora. Qui crescono dei meravigliosi olivi, è famoso l'olio d'oliva del lago di Garda, crescono cedri, crescono bergamotti, crescono limoni e così via. Quindi c'è una vegetazione tipicamente mediterranea che troveremmo, non so, a livello della costiera amalfitana e così via, quindi una vegetazione estremamente ricca. Quindi, e in più c'è, vedete, questa tipica cosa di questo lago, che sono questi canneti. Ecco, la vegetazione del lago inizia ad 1 metro di profondità, non inizia sulla terraferma, inizia ad 1 metro di profondità, e ad 1 metro di profondità ci sono questi canneti, nei quali canneti c'è questa ricca fauna di insetti, di molluschi e così via, ed è la prima vegetazione che noi troviamo nel lago, che è tipica perché in questo ambiente si crea proprio quel micro habitat, che è quello dei molluschi, degli insetti, nei quali poi c'è tutta questa catena alimentare che culmina nella grande trota del lago di Garda, che è il vincente sostanzialmente, che mangia gli altri piccoli pesci e i quali mangiano a loro volta i molluschi, eccetera eccetera. Poi vedete queste bellissime anatre che ci sono, e questo è un ambiente veramente meraviglioso. Oggi non vi parlo di erbe terapeutiche particolari, a parte che i frutti di questo ambiente lacustre sono meravigliosi, basta pensare ai benefici degli agrumi e ai benefici dell'olio d'oliva, ma vi vorrei parlare soprattutto dell'ambiente salubre. Vi ricordo che Ippocrate, il più grande medico, il fondatore della medicina, il padre di tutti noi medici, non curava tanto con le erbe e così via, ma curava soprattutto con gli elementi della natura. Era una malattia per esempio da freddo umido, e mandava i pazienti dove c'era il freddo secco per riequilibrare l'energia negativa che aveva determinato la malattia. Era una malattia che invece veniva durante l'estate, li curava esponendoli al freddo. E quindi l'ambiente lacustre è un ambiente estremamente buono per coloro, per esempio, che soffrono di sbalzi di pressione. Noi sappiamo che la montagna porta la pressione alta, la pianura e il ristagno portano molto spesso, d'estate soprattutto, alla pressione estremamente bassa, il lago riequilibra. Quindi è l'ideale per i soggetti in un certo senso ansiosi, che hanno questi problemi neurovegetativi e così via, l'ambiente lacustre.
E non è casuale nemmeno ricordare che proprio in questo lago di Garda, proprio in questa zona sud del lago di Garda, attorno a Desenzano, Sirmione e così via, sono stati trovati delle antiche palafitte. Quindi l'uomo primitivo che cercava i luoghi più adatti dove vivere, non è andato a piazzarsi nella nebbia della pianura padana, non è andato a piazzarsi dove c'era per esempio la malaria, ma nemmeno in montagna dove c'erano poche erbe, poche fonti di alimentazione. Ha proprio piantato le sue palafitte, queste primitive abitazioni, sul lago di Garda. Su queste palafitte l'uomo aveva organizzato tutta una sua vita, perché con le ossa degli animali creava gli ami per pescare, quindi c'era questo contatto, questo rifornimento continuo di acqua molto importante, quindi acqua, pesce, riparato dagli assalti eventualmente delle fiere, di quelli che erano i grandi felini che ovviamente non arrivavano sulla palafitta, e quindi qui si è creata veramente un inizio di civiltà. E non è casuale, ribadisco, che sia stata creata proprio in questo ambiente importante, questo ambiente meraviglioso, quindi l'ambiente del lago, ambiente di salute, ambiente di riequilibrio, ambiente che offre moltissime possibilità sia di meditazione, abbiamo sentito prima Catullo, no? Questo è un ambiente che nutre il cuore, nutre il romanticismo, nutre, non a caso ho parlato di Catullo, ma potrei, guardando le sponde del lago di Garda, per esempio, là cosa c'è? C'è Salò, e Salò ci richiama il Vittoriale, si richiama Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, quando si è ritirato, non si è ritirato in un posto in pezzi, si è ritirato sul lago di Garda e ha creato lì il suo vittoriale, la sua casa dove si incontrava tra l'altro con le sue molteplici amanti e dove ha fatto dei lavori molto interessanti sul piano anche letterario. E qui abbiamo avuto anche la sede nel 1943 del governo della Repubblica di Salò, del governo della Repubblica Sociale Italiana, perché proprio in una zona molto riparata e quindi difficilmente raggiungibile dai bombardamenti si è creato proprio a Salò questo enclave dove è stato posto il governo italiano in quel periodo che è andato dal 43 al 45. Quindi il lago di Garda è bellissimo come ambiente di animali, ambiente di piante, ambiente di canneti, e così, ma anche ambiente molto ricco di storia, di letteratura. E quindi pensate, qui tra l'altro nel lago di Garda, le due sponde del lago, ci sono state le grandi battaglie di navi, anche la grande battaglia che è stata tra le navi della Repubblica di Venezia e le navi del Ducato di Lombardia, del Ducato Milanese, per dire. Quindi è stato anche sede di battaglie il lago di Garda. Pensiamo a Peschiera, sempre sulla Garda, che era una delle grandi città del Quadrilatero, per esempio. Pensiamo alla Zise, per esempio, che è stata una... no, non tanto la Zise quanto Sirmione, dove c'è un bellissimo castello che risale ancora ai signori di Verona, a Can Grande e agli Scaligeri. Quindi in questo lago troviamo molte, molte cose, una vita intensa dell'uomo che non a caso ha scelto questo ambiente favorevole alla vita e favorevole alla salute. Arrivederci al nostro prossimo incontro.